magnifico rettore dell'Università D'Annunzio di Chieti deve parlare del futuro dell'università, un futuro che dipende anche dalla qualità dell'offerta formativa che verrà proposta dalla D'Annunzio. È proprio così. Parleremo dei problemi che in questo momento attraversano le università e anche delle nostre in particolare, cioè quelle del sistema universitario abruzzese, mettendo un po' in evidenza quali sono le problematiche che derivano dalle disposizioni ministeriali centrali. Una relazione molto coraggiosa, l'inaugurazione dell'anno accademico nella quale sono stati messi in evidenza i punti di criticità della legge di riforma dell'università. Sì, credo che questi siano un po' ciò che ho detto durante l'inaugurazione dell'anno accademico, siano i punti che le università e l'università devono affrontare. Da un lato la necessità di mettersi a norma, diciamo così, relativamente alla nuova legge, la legge Gelmini, ma poi ci sono delle vicende che attraversano la qualità dell'offerta formativa, la qualità della ricerca e difatti anche la riduzione del finanziamento del fondo di funzionamento ordinario e il blocco del turnover. Insomma, sono problemi che tra di loro sono connessi e che di fatto dovranno determinare a breve quale politica le università, in particolare le nostre, possono fare per uscire da questo periodo fino al 2015, in cui sicuramente queste disposizioni legislative ci impongono una riflessione molto concreta, non solo a me come rettore, alla nostra università, ma ripeto ancora una volta anche al sistema regionale. Lei ricorda spesso che ha iniziato lavando le provette per poi arrivare all'ermellino della D'Annunzio. È un modo anche per dimostrare come un percorso di formazione possa attraversare veramente tutti i gradini. No, io devo naturalmente ringraziare questa università che mi ha dato questa opportunità. Io sono entrato all'università esattamente 40 anni fa circa, con qualche mese in più, entrandoci da precario in un periodo difficile della storia della università abruzzese. Eravamo libera università e ne esco orgoglioso di dirigerla in questo periodo, in questo ultimo periodo anche della mia attività accademica. Quali consigli si sente di dare per concludere agli studenti delle scuole superiori dell'ultimo anno che devono scegliere? L'università deve essere assolutamente fatta, perché è importante che noi aumentiamo il numero di laureati. Noi siamo in Italia una delle nazioni che in graduatoria occupa le ultime posizioni per quanto riguarda la percentuale di laureati, ma non fine a se stesso, laurearsi fine a se stesso. Il problema è che la laurea sicuramente eleva le capacità culturali e di conoscenze di cui la nazione ha bisogno per poter proporre sviluppo e crescita. In questo momento ne sentiamo assolutamente la necessità di investire in quella direzione e quindi di investire nella formazione dei nostri studenti. Poi ci sono ancora delle facoltà, dei corsi che offrono delle buone opportunità e questo lavoro lo stiamo facendo attraverso il nostro ufficio di orientamento e job placement e vorremmo dare agli studenti delle giuste conoscenze affinché poi la scelta dei corsi da frequentare siano quelle più idonee alle loro capacità e possibilità. Sì.